benvenuti a questa nuova puntata di Galileo Drive. E che bello sentire questa sigla, ciao Guido. Ciao a tutti, ciao. Sai che ieri sera ci ha lasciato Angelo Badalamenti e quindi non lo sapevi, no, eri disinformato. Sì. Ieri sera è passata miglior vita e quindi vabbè, insomma, oggi sentire questa sigla ha un significato ancora insomma, più speciale. Lo ricordiamo. Esatto. E questa sera è anche la sera di Santa Lucia. Sì, questo lo so. E Santa... No, in realtà era ieri sera, però oggi il giorno è oggi. Sì. E Santa Lucia ci ha portato Gianni Satta. Ciao, ciao. non sono nelle vesti. Non di... sei il bambino. No, però... cercheremo di, no, comunque se, di farvi dei regali. Se il nostro di regalino piacevole. Di Santa Lucia, esatto. Ma invece tu lo sapevi di Angelo Badalamenti? No, l'ho scoperto anch'io adesso. Bravi, niente. Perché si vede che voi non guardate i social, roba del genere. Invece avevo visto subito ieri sera e ho detto: tola la sigla di Galileo Drive. E Gianni Satta è, vabbè, a parte un musicista molto conosciuto nella zona e anche oltre, è un trombettista, suona il filcorno, noi ci conosciamo da una vita, poi ci siamo persi di vista per un po' di tempo e ci siamo ritrovati quest'estate perché sei venuto a suonare al Barzaghin. Al Barzaghin, esatto, sì. E quindi ho detto, vabbè, ma scusami, allora passa anche in radio, giustamente. Certo. Allora adesso vi racconteremo un po', insomma, dello strumento, della sua musica, della sua vita, eccetera, eccetera. E intanto però io chiedo sempre agli ospiti di farci una scaletta e anche Gianni, insomma, il primo regalino di Gianni di Santa Lucia è la scaletta. Esatto. E quindi ci ascoltiamo il primo pezzo che è di Louis Armstrong. We'll be right back.
Street Blues, esatto. È un pezzo che praticamente è un'esibizione dal vivo del 1964. Esatto. Sarà sì, un caso sì. L'anno. Un caso, scelto. No, l'hai scelto per quello. No, in realtà l'ho scelto perché è uno dei. È il primo brano che quando io mi sono avvicinato a questo genere di musica. Ho ascoltato e io ho detto voglio suonare questa cosa qui, perché mi è arrivata proprio una bomba. E quanti anni avevi? Avevo già iniziato gli studi della tromba a livello amatoriale, quindi intorno ai 14 anni. Ah, ok, perché infatti io sono andata a curiosare nella tua bio. Vabbè, infatti tanto diciamo che 1964 è il tuo anno di nascita. È l'anno di nascita. Quindi insomma, esatto, tutto combacia. Sì, 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 sì. E però nella tua bio c'è scritto che tu hai iniziato poi a studiare, probabilmente anche con gente insomma più seria, eccetera, sì, sì. Nel 94, che avevi già 20 anni. E dicevo, prima cosa è successo? No, io ho iniziato nella banda del paese, nella banda di Vivraga. E per qualche anno comunque ho continuato gli studi. E ma com'è che sei arrivato a suonare la tromba? E non per esempio, che ne so, la chitarra come suonavano tutti? Perché tu hai scelto questo? Allora, ho scelto la tromba perché mio zio suonava nella banda e era gelosissimo della sua tromba, quindi... Quindi anche lui trombettista? Trombettista, sì. Okay. E teneva sempre la tromba in casa, sopra un mobile in alto, ed era impossibile toccarla. Dove tu non potevi raggiungere. E per me era diventato un oggetto di... Ah, era quella cosa proibita che tu volevi, per un forza... Un oggetto proibito che dovevo per forza... arrivare da prendere. E alla fine ce l'hai fatta. Alla fine ce l'ho fatta e quindi è diventato... No, comunque è uno strumento che mi ha appassionato da subito, quindi se quando ti arrivano delle vibrazioni particolari... Certo. Eri comunque attratto e poi dopo, esatto, insomma, la sì, cosa sì. Era giusta la sensazione. Bene, allora prima di continuare la nostra chiacchierata ci sentiamo la seconda canzone che hai scelto, che è Clark Terry and Bob Brookmeyer, dopo ci spieghi perché non li conosco. Ok. Straight No Chairs. Thank you.
Terry non lo conoscevo. E invece, vabbè, immagino sia uno famosissimo, non è che se non lo conosco io. È uno dei giganti di questo strumento, della tromba e del flicorno nel panorama jazz. Ma l'ho scelto perché ho avuto modo di conoscerlo. Ah, davvero? Di suonare con lui? Di suonare, no, cioè... In realtà mi sono beccato una bella girata da Claire Terry, adesso ti spiego perché. Perché praticamente il periodo in cui ho frequentato queste masterclass di jazz, sì, che erano tenute da Paul Jeffrey, un sassofonista americano. Ma dove era? A Milano? Allora, in quel periodo lì frequentavo una scuola di Cusano Milanino. Ah, ok. Loro organizzavano queste... E poi ci siamo spostati, ho seguito i docenti, per varie vicissitudini sono finito a Genova. Quindi. Infatti mi sembrava che Genova c'entrasse. Sono finito a Genova all'Accademia Conte, sì. E comunque c'erano queste masterclass dove... Paul Jeffrey, insomma, ci teneva questi corsi, e ad uno di questi è arrivato Clark Terry, che si è fermato 2 giorni, e quindi abbiamo studiato con lui dei brani così. Insomma, io ero un po' di quel periodo che stavo studiando tanto, così insomma mi sentivo bravo, dicevo, adesso preparato. Adesso quando arriva il momento ti faccio sentire io, no? Quindi con l'orchestra, con la big band, cominciamo questo brano e loro due erano seduti in prima fila e io, arrivo al mio momento dell'assolo, comincio, a un certo punto Claire Terry dice stop the music. Però dovremmo avere tutti. Ha fermato la band perché era le prove generali e mi dice questa frase, ovviamente con lo slang americano che non ho capito, però c'era l'interprete, e l'interprete mi dice: ha detto cosa stai suonando? Cazzo fai? Cazzo stai suonando? E tu pensavi di fare il figo? Anche io sono sprofondato nelle viscere. No, poi giustamente mi ha detto suona quello che senti, non suonare quello che non sai suonare. Quindi, e questa cosa mi ha accompagnato per tutto il percorso. Vabbè, questo è un grande insegnamento. Assolutamente, sono quelle cose che ti segnano comunque per tutti gli studi che poi vai ad affrontare. Sì. Così. Sì. E anche comunque non solo negli studi, ma anche nel live, nella pratica. Sì, no, perché vabbè, poi soprattutto nel jazz, nella cosa, cioè il virtuosismo ovviamente c'è. Esatto. Però sì, però è fondamentale, cioè il fatto che comunque ti facciano notare questa cosa di suonare, stare un po' calmo. Sì, stare calmo, ma più che altro anche ascoltare certo. le tue emozioni, sensazioni. E quindi l'ho scelto perché intanto è un grandissimo musicista, ma è stato anche un grande maestro. È un grande bacchettatore. giusto, ma ci vogliono, se poi il bacchettatore è di questi livelli, va benissimo. E senti, ma invece qual è la cosa più difficile di... Cioè, sai che dicono, non so, che cantare possono cantare tutti perché alla fine non c'è nessuno distonato. Anche se non so se sei d'accordo con questa affermazione. No, non sono tanto d'accordo. Anch'io. No, allora, tendenzialmente sì, probabilmente è una questione di, come si dice, di allenamento dell'orecchio. Uno ce l'ha naturale, un altro non ce l'ha. Però, insomma, vabbè, per alcuni mi sa che è veramente difficile. E invece per la tromba? Ma, guarda, intanto ha molte cose simili al canto. Infatti. Perché ovviamente... Anche proprio come armonia di... Ma proprio anche come approccio allo strumento, perché solitamente chi è intonato nel canto è intonato anche sullo strumento. Perché l'intonazione della tromba gliela dai anche un po' tu? Perché comunque sì, una parte, Cioè, a parte la, diciamo, la posizione tecnica dello strumento, però tu devi gestire. Ma quindi un po' canti anche? Sì. Quando, esatto, cioè, non esce semplicemente il fiato. Esatto, Ok, non so. Cioè, mentalmente canti le note che stai suonando, sì, e questo sì, ti aiuta ad intonare meglio. Tant'è vero che mi è capitato. Prima del Covid, quindi prima della pandemia, di avere ai corsi delle cantanti che
avevano problemi sullo studio di intonazione del canto, gli hanno consigliato di fare, di fare dei corsi sulla tromba. Per esempio la tromba per una cantante serve anche proprio per l'indirizzamento della fiato, no? Perché magari assolutamente per la respirazione, no, ma anche gestire... semplicemente per dove indirizzarlo. Sì, no? Sì. Certo. Forse sì. Però ti dico, è uno strumento che possono tranquillamente affrontare tutti, ovvio. Allora, a volte viene fatto passare per uno strumento dove serve una potenza, ma in realtà non è così, perché no. È uno strumento come gli altri dove va usata la tecnica nel modo corretto. Certo, quindi... E la parte più divertente invece? La parte più divertente è quando puoi suonare. È quando magari hai lo strumento, che ormai hai padronanza dello strumento. Quando hai padronanza dello strumento, puoi suonare e vedi comunque che mentre suoni, comunque crei delle emozioni, perché comunque c'è chi rimane lì magari a bocca aperta a sentirti, c'è chi magari se ne va, c'è chi... Sì. Ma poi vabbè, so che tu fai tante cose, fai dei concerti magari jazz o magari fai standard eccetera, ma anche quando fai per esempio uno standard, sì, immagino che ci sia sempre una parte, sì, di improvvisazione. C'è una parte, di solito c'è una parte della melodia che è scritta, quindi cioè non è che ogni concerto non è mai uguale, perché comunque assolutamente, ma proprio l'improvvisazione non è mai uguale, altrimenti non sarebbe più un'improvvisazione. Infatti, quindi negli standard solitamente noi teniamo magari la melodia base che fa riconoscere il brano. E dopo da lì parte tutto il lavoro di sviluppo su che è anche bello, perché è un po' un'interazione anche con i musicisti. Esatto, c'è interazione anche sul linguaggio, quindi sì. Su poi dopo un po' ti capisci, ti guardi. Sì. E invece il filicorno è molto diverso? No, il filicorno sostanzialmente la tecnica è identica alla tromba, cambiano le dimensioni dello strumento, del canneggio dello strumento, quindi che è un po' più piccolo. No, è più grande. E quindi che tra l'altro l'ho anche visto suonarlo, ma adesso prende un suono un po' più morbido, più caldo rispetto alla tromba, meno. Okay. E quindi può sembrare a volte che sia uno strumento di ottava inferiore alla tromba, sì, no? Sì, quindi sì. Più basso, ma in realtà no, è la stessa cosa, solo che la particolarità del canneggio gli dà il suono molto più caldo, più rotondo. Okay. Quindi... Però in realtà poi uno che sa suonare la tromba suona anche il filicorno. Sì, assolutamente, sì.
prima fuori onda parlavamo di Miles Davis, insomma, che questo personaggio. Miles Davis è un personaggio. Non so, non riesco a trovare il termine per però veramente io ho scelto questo brano perché comunque era riguardava il suo ultimo periodo di produzione musicale. Tutto questo brano, questo album dove c'è la collaborazione di Marcus Miller, questo grandissimo bassista, però non vanno tralasciati tutti i lavori precedenti. Ah, Miles, certo, Davis, lui, sì. Cioè anche cioè negli anni 50 era uno dei jazzisti, sì, più. E il trombettista invece che ti piace di più? O magari che ti ispira di più? Allora, per il mio gusto personale è Chet Baker, per la poesia che ha, la liricità dei fraseggi, così. Però amo molto anche che me. Però non ho potuto mettere, tu me l'avevi messo in scaletta, messo un pezzo di 10 minuti, lo so. Il problema è che questi brani sono cioè, no, certo, proprio per il fatto che c'è tutto il discorso di improvvisazione, a volte, certo, diventa difficile trovare i brani corti, però mi spiace che ho tolto proprio il tuo preferito. Ma no, vabbè, però comunque anche Miles devo dire che mi ha accompagnato tanto comunque durante il percorso degli studi. Usavamo molto trascrivere i soli di questi trombettisti, quindi di Chet Baker, Miles Davis, di Clark Terry, quindi proprio per capire il linguaggio che loro utilizzavano. Sì, così. Certo. E devo dire che sono incredibili, rimangono delle icone. Certo. Rimangono dei riferimenti sempre. E se avessi un sogno di dire, che ne so, ma anche un vivente, tipo vorrei suonare con... Una bella domanda questa. Metti in crisi. Perché ce ne sono troppi, effettivamente. Magari. Metti in crisi, devo pensarci. Pensaci. E invece, noi tu sei molto più sul jazz, eccetera, però hai fatto tante cose contemporanea, folk, soul, sì, eccetera. Sì, ho fatto anche progetti di musica barocca, folk, anche ho suonato. Vari concerti anche coi Domo, i Migranti, sì, nei loro dischi. Il jazz è una cosa che trovi più tua o poi in realtà? Ma sì, la trovo mia perché diciamo che è il linguaggio che mi ha catturato un po', che mi ha portato poi ad ampliare il discorso degli studi, così, quindi. Però ti dico che ultimamente sto un po'. Sto realizzando che in realtà non ho più un genere che dove dico a cui ti senti da appartenere, sì, totalmente. Cioè, mi piace suonare la mia musica, cioè mischiare linguaggi, certo. Infatti anche i dischi, gli ultimi dischi che ho fatto sono un po' il riassunto anche di queste cose, no? non sono prettamente jazz, quindi è ovvio che il jazz lo sono sempre volentieri, sì. Quindi... infatti adesso ci sentiamo l'ultimo pezzo che hai scelto, che te l'ho fatta apposta la domanda perché hai scelto Pino Daniele. A me mi piace un blues, e quindi Pino Daniele io ho visto molti concerti di Pino Daniele e sono innamoratissimo di Pino Daniele. Ma Pino Daniele va dal trombettista? No. Ah, appunto. Lui è solo perché ti piace Pino Daniele. È perché quando ho visto il primo concerto, ho avuto modo di vedere le prove di questo concerto, no? Quindi il pomeriggio, e vedevo c'è l'energia che aveva questo, aveva un gruppo pazzesco e lui proprio non si risparmiava anche nelle prove, sembrava fosse già al live e da lì ho cominciato a seguirlo, e poi a parte che è un grandissimo musicista, ha scritto dei pezzi veramente, sì, veramente belli, e da lì quindi l'ho seguito, è diventato uno dei miei artisti preferiti. Quindi dai, ascoltiamocelo allora. A me mi piace il blues e tutte le giorni già cantare, perché sono stata zitta ma un momento mi spuga. Sono un adesso che nella vita suonerò, chi te ne complessa non ne può. A me mi piace il zucchero che scende in un caffè,
alcuna presa ranna somma chi è meglio me. Se cagassi me faccio tutto quello che mi va, perché sono brusa e non voglio cagnare. La voce resto ma e la pazienza su punta, accendo che cammino, mi è sabbia per sbraità. Ti vengo presso a te, perché sono nato in casa e non sono nina, nina. A me mi piace chi la faccio senza soffermare, che tu stai posando la bomba che sa cantare. Hai tu la c'è più, ma non ti fa brugliare, che già la faccio senza soffermare. A me mi piace il blues e tutte le giorni c'è che andare, perché mi brucio fronte la maniera c'è a fugare. La volgare so che nella vita suonerò, con brusa stregna e niente sono mo'. A voce resto male, la paziente su punta, a gente che cammina, mi è sabbia per straità. Direi che pensa a te, perché sono nato a casa in questo nina, nina. Senti, invece la scena in Italia per questo strumento com'è? Perché comunque di trombettisti ce ne sono un po'. Io, vabbè, conosco il Aragonese, che l'abbiamo nominato prima fuori onda. Raffaele Kohler lo conosci? Sì, Raffaele Kohler, sì. No, ci sono, il panorama italiano offre beh, diciamo che quello più conosciuto a livello, diciamo, possiamo dire a livello mondiale, ma anche per i progetti che porta avanti, per ovviamente Paolo Fresu, che si è creato, certo. Questa lui è veramente è riuscito a creare uno stile suo che non si può più definire né jazz né... è proprio la sua musica, quindi è riuscito in questo. Ma guarda che cioè, fondamentalmente secondo me quando quello che farà differenza è trovare la propria cifra stilistica, no? Assolutamente. Perché se no non è quello che fa la differenza tra tu e tutti sì, gli sì, altri. È molto, diciamo, è molto impegnativo per un musicista concentrarsi solo sullo stile e sul suono. A volte rinunciando magari anche a dei generi che magari non ti permettono di utilizzare il certo. tuo stile così. Però secondo me nella carriera di un artista potrebbe essere la mossa vincente, sì. Perché comunque magari ti chiamano perché vogliono il tuo suono o comunque le tue frasi, quindi questo ti permette magari di ritagliarti le tue fette, certo, le tue fettine, certo, che poi insieme certo. fanno una bella torta, quindi sì. E allora cominciamo a sentirci una tua fettina. Sì, perché sì. Adesso cominciamo a sentirci cosa le cose. Sentiamo? Tue. Sentiamo una collaborazione che hai fatto con Francesco Scebat, dopo sì, ci racconti. Sì, ok. E Pranzo a Rapallo. Pranzo a Rapallo, bellissimo brano. E bellissimo infatti brano. Poi dopo ne parliamo. Ok. We'll be right back.
Beh, questo è un esempio di pezzo dove si mischiano un sacco di generi. Esatto, molto sì, sperimentale. Sì, sì. Molto sperimentale, sì, sì, molto, molto ritmico, con spazio, tanto spazio all'improvvisazione. Qui proprio sono quei brani che anche quando entri in studio hai veramente una piccola traccia di guida, e, sì, e poi anche lì lasci spazio all'improvvisazione. Poi ovviamente in studio magari vai a pescare le tracce uscite meglio, però è molto lasciato all'improvvisazione. Sì, sì, quindi... sì, sì. E tra l'altro quando mi hai mandato il pezzo ho detto: ma dai, che carino, ha scelto Pranzo Rapallo perché si ricorda che era a casa Rapallo, invece non era per questo. Ma no, non mi ricordavo. No, tra l'altro il titolo del brano l'ha dato Francesco Kebat. Ma non avete fatto un pranzo memorabile, però, a Rapallo? Però non lo so, perché il pranzo a Rapallo insieme non l'abbiamo mai fatto, okay, io e Francesco, quindi non so, perché sinceramente... Faccio, ma dove siete andati a mangiare? Ditemelo che vado anch'io, perché sono della zona. No, questo è un disco che è uscito nel 2011, è una collaborazione con Francesco Kebat e Stefano Bertoli alla batteria. E è un disco molto molto elettrico come intenzione, c'è molta effettistica, anche io ho usato molta effettistica. Francesco, e infatti mi dicevi che tra l'altro in questo pezzo c'è il filicorno, hai suonato il filicorno, questo è suonato col filicorno, sì sì. Francesco ha usato molti sintetizzatori e niente, quindi è stato un bel lavoro. Purtroppo non ha avuto molti live a seguire dopo l'uscita del disco. Però sai, comunque rimane sempre un progetto. Ma poi magari delle cose così magari sono più lavori da studio. Sì, sì. Beh, comunque poi rimane sempre un progetto che sai, è sempre pronto, certo, e essere ripreso. Quindi... Certo. E tra l'altro, vabbè, tu fai un sacco di collaborazioni. La cosa bella di Gianni è che collabora magari con dei musicisti ovviamente importanti, eccetera. Ma in realtà se c'è il gruppettino della zona che dice: ah, Gianni, vieni a metterci una tromba, lui ci va. Ma proprio così. E quindi questo, vabbè, a parte il fatto di essere una cosa molto generosa e umile, e anche proprio secondo me è proprio perché c'è l'amore per la musica. Ma sai, per me la musica è ossigeno, quindi no, però è bellissima sta cosa. Io ho bisogno di musica tutto il giorno, quindi dove c'è musica io sto bene, tu vai, quindi... No, non sei uno schizzino, sono quelli, no, beh, grazie ma non mi interessa. E invece lui va proprio, anche io mi ricordo che eravamo ragazzini e c'era Gianni, vieni, ma c'è lo stesso, io vengo. Va bene, allora ascoltiamoci una cosa invece fatta totalmente da te, e infatti si intitola Faccio da me. Ok. Bye.
questo brano è tratto da un disco del 2021, ma anche il disco si intitola Faccio da me oppure il brano? No, il disco si intitola Faccio da me e la quinta traccia o sesta mi sembra è il brano Faccio da me, quindi. Ok, ma questo domanda è perché comunque a un certo punto hai sentito l'esigenza di fare da te, ma tutto guarda da in te. Realtà è nato tutto nella prima pandemia, quindi il primo lockdown dove a un certo punto ho detto ma cioè, qui dobbiamo inventarci qualcosa che poi ci servirà quando. E quindi niente, avevo già dei brani, qualche brano di questi l'avevo già scritto, era lì nel cassetto che aspettava. E poi mi sono messo, ho completato un po' l'opera, quindi sono arrivato a scrivere una decina di brani, e però poi c'era il problema che non potevo registrare con altri musicisti, quindi... E allora ho rispolverato il passato di certi miei strumenti. Quindi... Perché tu dicevi che a un certo punto si è messo a suonare anche altri strumenti, piano, chitarra. Sì, eccetera. Sì, ho avuto un periodo dove giravo in duo, in trio, suonando la chitarra e anche un periodo con le tastiere, pianoforte. Quindi ho rispolverato un po' tutte queste cose e grazie all'aiuto poi di un amico fonico che poi magari... Ma l'hai registrato in casa quindi? L'ho registrato in casa, sì, ah, sì, cavolo, sì, sente sì. Bene. Con l'aiuto di questo amico fonico che magari poi, fra l'altro lui è di Casa Pusterlengo, quindi è Peter, sì. Peter Bassi, quindi... Però ciao Peter Bassi, vieni a trovarci. Anzi, se ci sente lo ringrazio perché ha fatto un lavoro incredibile. E quindi lui mi seguiva nelle registrazioni, poi ovviamente abbiamo mixato tutto ed è partito come un'autoproduzione. La prima stampa è partita come in autoproduzione, poi dopo l'ha ascoltato un'etichetta e mi ha detto no guarda se vuoi te lo ristampiamo noi col marchio dell'etichetta, è entrato in catalogo in etichetta, quindi ed è un disco proprio dove ho suonato tutti gli strumenti io e le composizioni sono tutti i brani originali tuoi. Miei sì, che tuttora sto utilizzando anche per i live, per i live, esatto. Quindi sì, lo sì. Stai portando un po' in giro. Sì, certo. Sì, sì, bene, sì. bene. E mi dicevi che però in realtà, perché dicevo questo è l'ultimo, perché del 2021 mi fa no, poi ne ho fatto un altro, adesso ne esce un altro, vabbè, quindi ha fatto un sacco di cose. Però vabbè, questo è tuo, poi dopo... Questo è mio, i brani sono tutti miei. Poi dopo di questo, a distanza di un paio di mesi, è uscito, nel frattempo stavamo lavorando già da un po' a questo progetto che era una rielaborazione di brani classici del repertorio classico, quindi Bach, Beethoven, Mascagni. Allora, aspetta, prima ascoltiamoci ancora però un pezzettino tuo di sì, questo disco sì. Che è Sfumature. Sfumature, poi sì. Dopo parliamo di quella okay, roba di nuova. Ok. Bye.
questa cosa la raccontiamo, perché sai che quando si fa la radio tante cose belle si dicono fuori onda, anzi, sì, le ma cose giustamente. Più belle vengono dette. Ma perché non c'è l'angoscia del microfono. sì. No, e allora quando è partito il pezzo Gianni mi dice: vedi, questo è il filicorno. Io dice: ma cavoli, io non sono in grado così di distinguerlo, no? E ma aspetta, perché poi parte la tromba, quando parte la tromba effettivamente hanno un timbro completamente, cioè la tromba è molto più squillante, si sente tanto. Esatto. Però mi dicevi che non ti volevano far mettere tutti e due gli strumenti. No, in realtà questo brano, io avevo fatto questa melodia col flicorno e poi partiva la parte improvvisata e ho fatto una versione col flicorno e poi Peter, mentre registrava, mi dice: ma prova a farne una anche con la tromba. Ho fatto con la tromba e poi mi dice: vabbè, adesso dobbiamo scegliere. E a quel punto lì per me la scelta era impossibile, perché erano due cose mie, quindi ho detto: mettiamole tutte e due, quindi le abbiamo sovrapposte. E solitamente quando sovrapponi due assoli, se non ci sono degli spazi vuoti dove gli strumenti si rispondono a vicenda, diventa un po' difficile. Sì. E come per magia queste due si incastrano a meraviglia, e non abbiamo modificato nulla, le abbiamo prese, le abbiamo messe insieme e hanno funzionato. Sì, cosa che quindi... appunto diceva, se lo cercavamo di fare razionalmente non riuscivamo. Venuto. E invece appunto mi dicevi del progetto invece con Trullu. Sì, il progetto con Fabrizio Trullu, sì, pianista Fabrizio Trullu, che allora abbiamo lavorato su tutti i brani del repertorio classico, su brani famosissimi del repertorio classico, quindi abbiamo preso brani di Bach, Beethoven, Mascagni, abbiamo preso Handel. Ok. E abbiamo praticamente... E li avete messi in chiave jazz? Allora, in realtà non volevamo fare una cosa che stravolgesse del tutto il brano, quindi abbiamo utilizzato le melodie classiche mantenendo le partiture, la partitura originale, cambiando però la parte armonica. Ah, cioè? Quindi, in che senso? Tu senti la melodia della tromba, che è quella che senti nel brano classico, però la parte armonica, quindi gli accordi che accompagnano questa melodia, sono modificati, sono arrangiati. Ah, ma dai. E quindi e poi abbiamo inserito la parte di improvvisazione dopo lo sviluppo della melodia, a parte la parte quella jazz che dà la parte di improvvisazione al brano. Ma quindi insomma è un lavoro a più strati. Esatto, e quindi è nato sto progetto che abbiamo chiamato Classical Meet Jazz, e devo dire che è stata una cosa vincente, perché abbiamo fatto un sacco di concerti. Adesso il prossimo in scadenza l'abbiamo a febbraio, però è un concerto è difficile da proporre, perché intanto ci vuole il pianoforte classico, ci vuole il pianoforte classico, quindi ci vogliono anche i contesti, certo, giusti, così. Però devo dire che è molto apprezzato, anche nell'ambiente classico, dove a volte sai storgono un po' il naso, sì, perché non quando, sono così aperti quando tu tocchi, all'esperimentazione, le virgole, dica no, però sì, invece devo dire che abbiamo avuto dei riscontri positivi, quindi... Adesso sono curiosissima, dobbiamo sentirci un pezzo che si intitola Intermezzo Cavalleria, ecco, ma questo di chi è, per esempio? Allora, questo è un bellissimo brano di Mascagni, quindi di un nostro autore italiano che ci invidia tutto il mondo. L'intermezzo della cavalleria rusticana, ecco, qui praticamente abbiamo giocato sul fatto che il pianoforte mantiene la melodia originale del brano, quindi va per la strada proprio classica così, ed io, nonostante inserisca delle parti improvvisate, ed io nonostante inserisca delle parti improvvisate, ci sono dei punti del brano dove ci ritroviamo e chiudiamo le frasi insieme, proprio per non alterare... Cioè tu lo riprendi un po'... Esatto, per non alterare proprio la partitura originale, che prevedeva, certo, quegli stop e quelle chiusure di frasi. Adesso sto attenta, me lo ascolto bene. Brava. Intermezzo Cavalleria. Thank you.
allora, ovviamente sono degli estratti, perché poi sono degli estratti di arie di queste opere, di queste. Però bello, molto interessante. Sì, devo dire che anche noi, mentre lo suonavamo e mentre registravamo, ci siamo fatti prendere molto da questa cosa, perché comunque ti porta in un ambiente particolare, sai, comunque la musica classica ha il suo fascino, quindi anche quando la suoni ti crea... Tu ascolti musica classica? Molto, sì. Ci sono alcuni che mi piacciono, Mozart mi piace tantissimo, per esempio Debussy, eccetera. Vabbè, e invece senti, ma all'estero invece ci hai bazzicato, hai suonato, hai avuto esperienze, oppure sei più Italia? No, all'estero sì, ho avuto esperienze in Francia. Ho fatto Francia, Svizzera, per adesso Francia-Svizzera. E il posto, vabbè, tra Italia e estero, che non so, ti è piaciuto di più, o che magari un concerto particolare che ti è rimasto, a parte quello del Barzaghi ovviamente. A parte Barzaghi è stato un concerto eccezionale, sia devo dire che la location molto particolare. Sì, dai, ma anche l'accoglienza. Perché poi... Tutti ci ritornano. Ma poi, guarda, non ce n'è come suonare per strada. Cioè, suonare per strada è una cosa che ti dà... Ma sai che cos'è? Appaga... Che suoni per strada, però... Sì, certo. Però in realtà sì, c'è la gente che passa, si ferma... Però sai, cioè, suoni dove la musica è nata, cioè, sì. La musica è nata lì. Io ho molta paura, ti devo dire la verità, quando ho cominciato a organizzare questa cosa, dicevo, ma chissà come la prenderanno, e invece poi, che ne so, appunto, Roby Dell'Era ogni tanto dico, passo a salutare, così dici, ma no, ma ci vediamo a Milano, e invece ogni tanto passa la domenica, vabbè. Sarebbe veramente, cioè, situazioni come Barzaghi dovrebbero esplodere in tutto il paese, in tutta la nostra nazione. Sì, vorrebbe dire che mi copiano, però sono molto contenta che insomma che questa cosa sia funzionata. Comunque dicevamo, a parte il Barzaghi. No, ti dico, allora... Per esempio è molto bello suonare in Svizzera, è molto bello suonare, perché poi ti pagano pure bene, a parte il fatto che ti pagano bene, però non ti devi fermare poi in Svizzera, devi andare a dormire in Itacomo, se no. Però sono molto attenti, indipendentemente dall'artista che arriva. Cioè, me l'ha detto tanta gente, che sono... anche se vai a suonare in localini piccoli eccetera, sì, sono molto attenti, ascoltano, hanno molto rispetto per l'artista, qualsiasi, sì. Anche se arriva un nome per loro sconosciuto, però è sempre, per loro è sempre l'artista, quindi è qualcosa di... Infatti questo è un po' quello che manca secondo me un po' in Italia, di andare a sentire una cosa così, solo per la curiosità di andare a sentire qualcosa che non conosci, cosa che appunto io sto cercando di fare, perché certo. Alla fine insomma tu vedi, ti bevi un aperitivo e però ti ascolti un concerto, no? Però in realtà è difficile, perché senza sapere chi è uno non dipende, sì, c'è un po' questa cosa qui legata al nome magari conosciuto, quindi... Però noi ci proviamo sempre. Sì, quindi, no, certo. Vabbè, ma poi insomma, sei conosciuto, comunque di gente c'è sempre ai tuoi concerti. Senti, un posto dove non sei ancora stato e ti piacerebbe suonare? Ma mi piacerebbe, perché spesso suono a Roma, no? Ci vado spesso a Roma a suonare. Soprattutto il festival estivo che c'è a Villa Cerimontana, che fanno 3 mesi di festival in questa villa bellissima, nel parco. E anche quest'anno ho fatto 2 concerti, però mi piacerebbe suonare alla casa della musica a Roma. Certo, sì. Perché non ci sono mai stato, quindi spero ci sia l'occasione. Basta chiedere. Sì. Prova. Ci proverò. Prova, a volte basta chiedere. Questa cosa l'ho imparata veramente. Dice, a volte succedono delle cose strane semplicemente perché ma posso fare questa cosa? Sì, che sembra una cosa impossibile, non la chiedo mai perché è impossibile. Invece no, è possibile. Senti, ascoltiamoci l'ultimo pezzo della scaletta di questa sera, sì? Che sono gli Hacksack Project. Poi anche questi ce li spieghi. Ok, va bene. Thank you.
e mi dicevi che anche in questo brano c'è il tuo zampino. Sì, che questo, suoni la tromba. Sì, 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 questo è addirittura un brano che ho scritto io per questo gruppo che sono gli AXA Project, che è un gruppo di Cremona. Sono capitanati da Achille Meazzi, che è un po' diciamo, il leader della formazione e quello che scrive anche i brani che loro eseguono, che fanno tutti i brani originali. E in questo disco, che si intitola Trebisonda, dove io ho collaborato come per la parte che riguarda la tromba, mi hanno chiesto di inserire un brano scritto da me, e era un periodo che stavo lavorando su questa melodia, su questo ritmo, e quindi è stata l'occasione per proporlo e inserirlo a loro, quindi bello. È finito nel disco degli AXA, però con molto piacere, quindi bello, bello, bello. E senti, invece, vabbè, siccome tu suoni tantissimo, vabbè, giustamente per mantenersi con questo mestiere un po' insegni un po' a fare, sì, concerti, sì. Anzi, cioè, devo dire che io so che lui a volte fa anche due concerti. Quando sei venuto al Barzaghi la domenica a pranzo hai suonato? Arrivavo da a Milano. Sì, ero, no, forse vicino. Eri andato a una festa privata, non mi ricordo che ero, che... Sì, era una festa privata vicino a Lecco. A Lecco, sì, Lecco. Sì, infatti continuavo a guardare l'orologio e dicevo, perché mi dicevo, finiamo alle 15, poi erano le 15:10, 15:20, cazzo, dicevo, devo andare al Barzaghi, speriamo. Sì. E quindi capita che fa magari anche due concerti al giorno. Due concerti al giorno col cambio abito in autogrill, quindi... E adesso i prossimi appuntamenti dove ti possono venire ad ascoltare? Allora, adesso, beh, qua in zona, allora, beh, adesso sabato 17 siamo a Bravo Caffè a Bologna. Qui in zona siamo il 25. Vabbè, ma tanto questa è web radio e puoi anche dire... Ah, quindi Bologna va benissimo. Bologna va bene, quindi Bravo Caffè Bologna, dove facciamo questo progetto dedicato alle musiche da film di James Bond, quindi tutto 007. Sì, Giorgio impazzirebbe. Repertorio tutto 007, riarrangiato ovviamente da noi, siamo in sestetto, e quindi questo è il progetto di sabato. Beh, poi, quando lo fai in zona, dimmelo che faccio una sorpresa a Giorgio Prete e lo porto, senza dirgli niente. Va bene. Poi il 25 dicembre siamo a Brembio, quindi giochiamo in super zona, in trio lì con questo trio che è... Il 25 dicembre, a Natale? Sì, la sera di Natale, che a Brembio fanno questo villaggio di Natale, dove ci saranno una serie di eventi all'aperto. Bello. E che si conclude a tarda serata con il nostro concerto, credo nel pub che c'è lì in piazza. E lì siamo in trio con questo trio che è il Neo Soul Trio, con Giovanni Guerretti al Hammond e Alberto Venturini nelle percussioni. E lì facciamo comunque un repertorio, brani originali nostri, che qualcosa che avete sentito questa sera, e qualcosa anche degli altri musicisti. Okay. E poi cosa... Dovresti guardare il calendario. Non me li ricordo. Vabbè, tutti. Oppure, se volete imparare a suonare questo strumento, Gianni insegna anche, eventualmente contattare, non so, cioè, se hai ancora spazio. Sì, sì, sì. Allora, sì. Io insegno in due scuole di musica, accademie di musica. Una è la Milestone School of Music di Piacenza, e l'altra è la scuola Monteverdi a Crema. Quindi sapete due... dove trovarlo. Esatto. Va bene, Gianni, io ti ringrazio, siamo arrivati alla fine della nostra puntata, è stato io bello. Ringrazio voi per questa opportunità e speriamo di vederci a qualche live. Sì, dai, ma no, dai, ci si vede. O magari poi di vederci se ripresento un disco nuovo. Così. A proposito, mi sto dimenticando che per chi vuole, in questi giorni su Spotify è uscito il nuovo disco mio con featuring Fabrizio Trullo. Il disco si intitola Non Poto Reposar, che prende il titolo da un brano sardo, ed è composto da questo brano più sette brani riarrangiati di questo sassofonista che è Alessandro Bertozzi. Quindi le composizioni sono tutte sue, ma noi le abbiamo arrangiate in duo con tromba e pianoforte. Va bene. È visibile su Spotify. Andrò ad ascoltarlo anch'io. Va bene, grazie mille. Siamo arrivati alla fine della stagione invernale. Esatto, Guido. Il giro di boa. Giro di boa, perché oggi è l'ultima puntata, la settimana prossima, insomma, settimana di Natale, noi facciamo delle meritatissime ferie. Ritorneremo, mi sembra, il 10 di gennaio. Esatto.
E quindi niente, allora vi faccio tanti auguri, buon Natale, buone feste, come si dice, come direbbe la zia, la zia e i suoi nipoti, e ci sentiamo il 10 di gennaio. Perfetto. Ciao, grazie. Ciao, 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 auguro a tutti.